È un mobile libreria a giorno chiuso da schermi che ha il carattere fondamentale di essere costruito in un materiale estremamente avanzato, una resina composta per il 75% di polvere di bauxite, cioè alluminio, un 20% di resine che danno il carattere di non invecchiamento alla qualità del materiale e per un 5% di coloranti naturali. Questo prodotto viene lavorato a temperature e reso molto pulverulento, talmente pulverulento da impedire l'assorbimento di oli, vini, Coca-Cola, caffè, tutti i materiali che in teoria potrebbero per certi aspetti macchiare, diciamo, il prodotto stesso. Tutti questi materiali vengono asportati semplicemente con dell'acqua e con un panno. Il prodotto poi è colorato in pasta, il che vuol dire che anche a fronte di segni non ci sono rilevanze particolari, il prodotto non si rovina. Sapete che nel mondo del design italiano i prodotti viaggiano per 40 paesi, fanno distanze incredibili, eventuali rotture di prodotto possono sempre essere perfettamente riparate sul posto. Questo materiale è un materiale termoplastico che può essere formato a caldo. Quindi con impianti di termoformatura. Abbiamo pensato di usarli e di creare questo prodotto monomaterico creando delle C e delle L che si sovrappongono e che danno luogo a tutta una serie di elementi anche di grandissima dimensione. Un altro dei vantaggi di questo prodotto è che può sempre essere fatto su misura. Lui è composto, per esempio, in larghezza di elementi 100, 200, 300. Si possono tagliare partendo dalla misura standard, si possono ridurre fin dove si vuole, al centimetro senza alcun problema. Tra l'altro, come lei può notare, ci sono una serie di schermi che permettono di nascondere oggetti di qualsiasi tipo, in diverse posizioni, con diverse dimensioni. Gli schermi sono ovviamente molto silenziosi, sono anche loro fatti nello stesso materiale. Cioè tutto il materiale ha uno spessore di 9 mm, è tutto identico. È un prodotto quindi che possiamo definire in maniera totale monomaterico. La filosofia è ovviamente quella di un prodotto di estrema semplicità, dove il disegno nasce dal materiale, potrei quasi dire che il disegno è il materiale, che poi si sviluppa in maniera orizzontale. Spessori ovviamente molto sottili ne definiscono l'eleganza e la qualità. Il prodotto è poi ovviamente molto robusto perché la curvatura e la temperatura a caldo che noi diamo rendono questi ripiani assolutamente molto resistenti.